Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini." Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore. Quando intraprendiamo il cammino spirituale, vogliamo parlare molto con Dio, però alle volte finiamo per non ascoltarlo e siamo subissati dalle nostre stesse parole. Perciò è sempre consigliabile rilassarsi un po'. Ciò che sembrerebbe facilissimo, invece, nel campo spirituale non lo è, perché abbiamo la tendenza naturale a fare e pensiamo che potremo riuscire anche a migliorare il nostro spirito. Se ad esempio lavoreremo senza sosta, pensiamo che cambiare il nostro cuore, il nostro spirito, sia lo stesso che costruire un oggetto materiale, ma in effetti c'è una differenza. Nella nostra relazione con Dio è importante tentare, cadere, rialzarsi, ma dobbiamo lasciare che anche in questo Dio ci guidi. Non potremo raggiungerlo senza il suo aiuto. Ho detto in altra maniera, non diventeremo santi semplicemente per le nostre forze. Per questo nel Vangelo di oggi si indicano le condizioni per cui l'opera di Dio, deve essere compiuta edificando sopra Dio, cioè fondando in quello che nei Salmi chiamano la nostra salvezza, usando l'immagine della roccia, quindi Dio è la roccia. E allora non dobbiamo guardare troppo a noi stessi, e dobbiamo confidare e consentire che il Signore si riveli e ci guidi. E poi semplicemente dobbiamo permettergli di tanto in tanto che Egli ci prenda in braccio. Dobbiamo anche lasciarci coccolare. In questo clima di sicurezza sapremo che la costruzione verrà sicuramente bene.